Il giardino di Viale Nenni, dietro le scuole Collodi, e lo sgambatoio al soccorso, in zona via Carlo Marx, sono abbandonati a se stessi, tanto che oggi è iniziata una raccolta firme di Fratelli d'Italia per fermare il degrado e chiedere un intervento dell'amministrazione comunale. La raccolta firme partirà oggi, oggi verrà buttata giù e la distribuiremo ai residenti della zona. E le zone attenzionate sono questo giardino qui, ovviamente, che è lasciato nel più totale stato d'abbandono, nonostante ci fosse anche un progetto di riqualificazione. E lo sgambatoio dall'altra, dalla parte lato via Carlo Marx, che anche quello è stato creato e abbandonato a se stesso. Buche, panchine rotte, cancello che non si chiude, vegetazione incolta, mancanza di illuminazione. Sono solo alcuni dei problemi dello sgambatoio. Mentre la situazione nei giardini è ancora più critica. Addirittura esiste un luogo del sesso, con tanto di biancheria intima abbandonata. Questo è un giardino tenuto malissimo proprio, da quello che si vede, non viene fatta né pulizia, né, tante cose non vengono fatte, panchine rotte. Tutto al buio, questa strada senza uscita, c'è questa scorciatoia che la gente di tutto e di più attraversano per andare insomma sia nei giardini a fare che vogliono. L'assessore alla città curata, Cristina Sanzò, ha annunciato che è stato presentato un progetto destinato ad un bando per la sicurezza urbana per finanziare l'illuminazione del giardino, mentre per gli sgambatoi è in atto una mappatura per evidenziare quelli più critici.